Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in quest'altro test mod. Oggi sono qui per presentarvi Rubber Stager o Rubber sì, Rubber Stager, visti appunto nel 2013 che erano insieme al pack XXXL, se non ricordo male, perciò ho detto ma sì dai, rifacciamoli, riprendiamoli visto che li hanno messi anche nel 2013, 2015. Diciamo, sì, hanno praticamente il vecchio stampo e non è che abbiano chissà quali animazioni, però per esempio l'animazione del Gardano ce l'hanno, funzionano bene, non hanno grossi problemi, hanno un bel sound. Eccoci qua, qui purtroppo internamente non è che ci siano chissà quali animazioni. Vabbè, abbiamo degli attrezzi come mi sembra ricordare c'erano anche marinaci trattori, però come vedete display, lancette e quant'altro purtroppo non c'è niente. Secondo me magari potevano mettersi magari un attimo tra virgolette di impegno e andarli a sistemare, andarli a portare più verso il 2015. Non abbiamo, almeno dal controllo F1 non ci sono cose, però col tasto 7, numpad 7 e numpad 9 aprite le due porte e basta. Sostanzialmente avevamo questo, un dirt washable, quindi potete lavare tutto quanto. Come vedete c'è il Gardano che gira, ovviamente se andate dritti gira piano, se girate va più forte. Poi vabbè, sarà, diciamo, come dire, creare un effetto ottico. Comunque il motore è bello, insomma, si vede bene, gli hanno dato molta luce internamente, fari comunque funzionano, si fanno un'illuminazione un po' fiacca per quello, però diciamo comunque si vede sempre qualcosa. Lampeggiante anche, almeno gli hanno messo quello del 2013, bel fumo nero che aumenta quando accelerate, direi anche un, perché no, un bel dirt, vediamo queste parti, è un po' alla pixel art il dirt, diciamo, sulla struttura, diciamo sul telaio, purtroppo, però insomma può anche andare bene. Velocità io gli darei almeno un 35 km orari, perché 24 è lento, se pensate magari state tirando un carro o qualcosa, perché dovrebbero essere usati, diciamo, solamente per lavorare, diciamo, terre grosse, quindi magari arando, fresando, le velocità sono basse, però se andate per strada, insomma, un minimo di velocità più sostenuta sarebbe meglio. Mentre quest'altro, appunto, come potete vedere, abbiamo la traccia anche sulle seconde ruote, praticamente è un altro che dovete comprare, non è che c'è un tasto che me le mette su. E allora con il fatto che lo dovete comprare hanno potuto inserire anche le tracce sulle seconde ruote, come tra l'altro ce l'è anche Kirovec, che appunto andate a comprarvi le ruote separatamente, ma lì è una questione un po' diversa, qui invece comprate proprio tutto un altro mezzo, e è un punto che questo qui è uguale all'altro, sostanzialmente solo a differenza delle ruote. Qui abbiamo animazione del tappino, diciamo, della marmitta, bel sound. Anche allo spegnimento va un po' così a finire e si spegne. Sì, non sono il top di gamma, però diciamo li ho fatti così un po' anche per ricordare il pack che avevo fatto nel 2013. Ho detto ma sì, dai, riprendiamoli anche nel 2015, visto che ce li hanno convertiti e quant'altro. Almeno i sollevatori funzionano bene, hanno comunque dei bei dettagli qui dietro, vedete canne, cannette, tiranti, caenite, caene, quant'altro, tubi, tubetti, e perciò siamo a posto. Bene, direi che anche per questo test mode è tutto. Purtroppo ragazzi, finché la Giants non rilascia la versione finale della patch, siamo un po' trattenuti, diciamo, da queste cose. Dobbiamo fare un po' questi test mode, un po' cose convertite che, diciamo, sono fin là e purtroppo va avanti così. Vabbè ragazzi, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.